Buonasera, come dice il caro Enrico Pepe, signore, va bene, va bene. Bene, l'ultimo video di quest'oggi, come vi avevo detto oggi nell'ora di pranzo, è dedicato alla UEFA Champions League 2020-2021, giunta finalmente alla fase a girone. Quindi andiamo ad elencare i gruppi. Io faccio una premessa che è una sorta, diciamo, di mio pensiero. Il fatto che secondo me tutte le squadre sono buone, quindi tutti i gironi sono equilibrati, che sia Champions League o Europa League. Per esempio, se voi andate a vedere sussidi sportivi, che ne so, la Coppa Libertadores o la Champions League, come posso dire, orientale, cioè pienamente equilibrio, perché è normale, le squadre se la giocano fino al massimo. Ma veniamo ad elencare codesti gironi. Oh, gruppo A. Direttamente dalla Bavarese, il Bayern Monaco, dalla Spagna l'Atletico Madrid, Austria Salisburgo, Lokomotiv Mosca Russia. Che dire di questo girone? Beh, è ovvio che il Bayern fa storia a sé. L'Atletico Madrid poi con Suarez potrebbe essere, anzi sicuramente sarà una spina nel fianco. Però Salisburgo, Lokomotiv Mosca possono giocare un ruolo importante, soprattutto nelle sfide casalinghe, perché allora io dico questo: le squadre che magari possono avere più difficoltà, ovviamente, sui campi delle grandi, Bayern Monaco, Barcellona, Real Madrid, eccetera, eccetera, devono cercare di ottenere i punti in casa. Certo, l'Atalanta nella Champions 2020 ci ha insegnato tanto. Ci ha insegnato tanto. Quindi andiamo al girone B: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter e Borussia Mönchengladbach. Qui per tutti i gironi il discorso è più o meno lo stesso. È ovvio che Real Madrid cercherà di giocare per arrivare prima. L'Inter deve cercare di vincere sicuramente in casa con lo Shakhtar Donetsk e deve fare una buona partita in casa contro il Mönchengladbach. Ma non perdere punti, per esempio, in Spagna con Real Madrid, perché un pareggio in casa del Real Madrid sarebbe utilissimo, e perché no? Gruppo C: Porto, Manchester City, Olympiacos e Marsiglia. Qui l'equilibrio regna ancora di più, perché è vero che il Porto è una squadra valida, ha fatto anche le fasi di eliminazione dirette, però abbiamo anche il Marsiglia, poi l'Olympiacos che, come ho detto, come tante squadre che magari sono un po' meno forti degli altri in casa, possono dare fastidio. Gruppo D: Liverpool, Ajax, Atalanta, Midland. Questo è un girone dove, beh, è ovvio, l'Atalanta quando andrà a giocare in casa del Liverpool avrà tante difficoltà, però capiamo bene che in casa contro il Midland non deve fallire, in casa contro l'Ajax se la deve giocare, e in trasferta poi se la deve giocare sicuramente col Midland. E con l'Ajax deve fare una buona partita. Gruppo E: Siviglia, Chelsea, Krasnodar, Rennes. Questo gruppo simile, oserei dire, tipo al gruppo C, perché sì, Chelsea, che l'anno scorso un po' anche in campionato ha vissuto momenti difficili,
il Siviglia, vincitrice dell'Europa League, il Rennes, poi insomma è tutto un qui pro quo, va. Gruppo F, Zenit, Dortmund, Lazio e Club Brugge. Ora non mi ricordo a memoria, forse il caro Luca Miro se lo ricorderà, quando è stata l'ultima volta della Lazio in Champions League. Però è ovvio per la Lazio che contro per esempio il Brugge in casa non deve sbagliare, oppure in casa contro lo Zenit se la deve giocare. Certo, siccome sappiamo tutti, nella Champions, come anche in Europa League, le squadre russe, soprattutto russe come ucraine in casa, sono tostissime, quindi. Gruppo G, Juventus, Barcellona, Dinamo, Kiev e Ferencváros. Beh, qui è ovvio che sia il Barcellona che la Juventus proveranno a fare bottino pieno in casa contro la Dinamo Kiev e contro il Ferencváros. È altrettanto ovvio che la sfida Juve-Barça-Barça-Juve sarà una sfida, voglio dire, da primo e secondo posto. Staremo a vedere. Finish gruppo H, Paris Saint-Germain, Manchester United, Lipsia e Istanbul Başakşehir. Qui ragazzi vedo grande equilibrio, soprattutto tra Paris Saint-Germain, Manchester United e Lipsia. Beh, sulla carta è ovvio il Başakşehir, secondo me sta già scritto che finirà quarto. Però cioè, non voglio condannare il Başakşehir. Comunque, bene, a detta di tutto, con un veloce riepilogo facciamo il consuntivo delle italiane. Quindi, partiamo dall'Inter, gruppo B, Real Madrid, Shakhtar, Inter e Mönchengladbach. Gruppo D, Liverpool, Ajax, Atalanta, Midtjylland. Gruppo F, Zenit, Dortmund, Lazio e Club Brugge. Gruppo G, Juventus, Barcellona, Dinamo Kiev, Ferencváros. Per quest'oggi è tutto. Io mi godo, seppur via 7 gol perché non ho DAZN, il mio Milan in casa del Rio Ave. Speriamo che tutto vada bene. Per il resto ci vediamo domani, dove presumo che il video sui gironi dell'Europa League possa arrivare nel primo pomeriggio sicuramente. Ricordo sorteggio di Europa League che è possibile guardarlo su Sky a partire dalle ore 12:45. Grazie a voi tutti, una buona serata. Spero che seguirete in tanti la partita del Milan. Viva l'Italia, viva il calcio, viva lo sport. Grazie a tutti, alla prossima. E ricordo sempre che i miei contenuti sono totalmente gratis. Buona serata, ciao.